Lunedì 6 settembre 2021, buonasera, ben ritrovati. Puntata numero 3 di Pianeta Bianconero. Non si poteva ricominciare che da una vittoria in trasferta. 9 lo scorso anno, Cesena che di fatto fa cifra tonda con la vittoria di ieri al Porta Elisa di Lucca. Una vittoria al termine di una partita sporca, difficile, cominciata male, finita in trincea, ma nella parte centrale è arrivato l'1-2 con le reti di Erdizzone e di Candela che hanno letteralmente ribaltato il gol prima dei titoli di coda del primo tempo realizzato dal Lucchese, da Corsinelli, un gol tra l'altro abbastanza rocambolesco. Analizzeremo naturalmente la partita di ieri in un campo tradizionalmente difficile per il Cesena, dove non giocava addirittura da 18 anni il Porta Elisa, dai tempi vincenti evidentemente di Fabrizio Castori, anche se in quell'occasione arrivò un pareggio e il Cesena venne in quel caso rimontato dopo il gol di Ambrogioni. Naturalmente tante novità, aggiornamenti per quel che riguarda soprattutto l'emergenza in difesa. Una settimana fa si parlava di calciomercato, mancava praticamente un giorno lo scorso lunedì, è arrivato il rinforzo che vi abbiamo poi presentato, ovvero Nicolas Pierini. Davanti si pensava potesse arrivare qualche altro, un altro profilo, non è arrivato, ma ora diciamo l'emergenza è in difesa appunto proprio perché ci sono alcuni problemi fisici dei quali parleremo soprattutto nella seconda parte con una novità perché è in arrivo, domani dovrebbe arrivare un nuovo giocatore per quel che riguarda la difesa. Parleremo naturalmente anche del derby in arrivo domenica contro Limolese, i biglietti, la prevendita che parte mercoledì, top e flop, insomma tantissime cose, tantissimi argomenti, tantissime curiosità e tanti approfondimenti. Federica Mosconi, bentrovata. Buonasera, buonasera a tutti voi. Ciao, tutto Avremo bene? tanto Sì, di cui parlare, sì. Benissimo, tu come assolutamente. stai? Io sto bene, mi sono insomma rinfrescato ieri a Lucca, i 35 gradi all'ombra di Lucca, qui Fantastico. dentro sto decisamente meglio. Le domande, le vostre Certo, curiosità, come le sempre. vostre considerazioni, ci mancherebbe per capire anche dopo i primi 180 minuti, 90 in casa contro il Gubbio e la partita di ieri contro il Lucchese, per capire un po' il barometro, cosa segnala in casa Cesena. Saluto Demetrio Steffè, ben trovato, Buonasera, buonasera a tutti. che alla Buonasera. veneranda età di 25 anni ha provato una nuova ebbrezza, quella di giocare per 45 minuti in ruolo di terzino sinistro, Sì. cosa mai Mai accaduta. provata, però dai, è andata bene, quindi va benissimo così. Alla fine ti sei arrangiato, come si dice, Sì. no? Anche magari non propriamente al top dal punto di vista fisico, visto anche i malanni della prima parte di preparazione, però insomma alla fine la Lucchese di fatto nel secondo tempo non ha praticamente mai tirato in porta, pur costringendo il Cesena a un po' di trincea nel finale. Giovanni Guiducci, ben trovato. Bentrovati anche a voi, buonasera a tutti. Buonasera, ciao Tribuna stampa Giovanni. del Porta Elisa, il nemico numero uno era Guido Pagliuca, allenatore della Lucchese, che era a pochi metri da noi, che praticamente ha fatto una telecronaca di 90 minuti, probabilmente l'avete sentito anche da casa, scatenato, ma per fortuna, insomma, alla fine, ripetiamo, è andata piuttosto bene. E allora, andiamo a vedere il riassunto, il servizio della partita di ieri, il ribaltone del Cesena, la prima vittoria di questa stagione, la prima vittoria naturalmente in trasferta. Vediamo. Vediamo. Nel giorno della premiazione del doppio ex Giovanni Toschi, la prima trasferta del Cesena di William Viali fa rima con successo allo stadio Porta Elisa di Lucca. La gara è però incominciata con il frenamano tirato per i romagnoli, che sono surclassati dalla Lucchese sul piano fisico e dei contrasti. Il primo squillo arriva dopo 9 minuti e Fedato mira il palo lungo, senza però centrare lo specchio difeso da Nardi. Il cavalluccio si scrolla, la ruggine di dosso con un'incursione pericolosa di Zecca, Coletta si rifugia in corner. L'incontro continua sulla linea dell'equilibrio a scapito delle occasioni da rete pari a zero. Prima del riposo però il lampo è dei rossoneri. Mula mura la botta di Semprini. Al secondo tentativo la palla giunge a Corsinelli che batte a rete Nardi sul primo palo. La botta emotiva a un minuto dal riposo è tremenda, ma negli spogliatoi Viali striglia i suoi. Nella mischia entra Arrigoni per gli Abrè in difficoltà e la musica cambia. Già dopo 3 minuti con una avviata da Zecca e ben sviluppata su tutto il fronte offensivo con Bortolussi e Caturano, permette ad Erdizzone di riportare il risultato in parità. I bianconeri però esagerano e dopo appena 2 minuti arriva l'1-2 micidiale. Zecca dalla sinistra, scodella per Candela tutto solo e infila il sorpasso. I toscani alzano il baricentro, ma gli ultimi 20 metri sono stregati. Vanno a segno sì con Baldan, ma la posizione è irregolare. Il Cesena si chiude e soffre. Al 67esimo il solito Zecca potrebbe avere l'occasione per chiudere i conti, che invece si protraggono fino al 96esimo. Con questo successo Caturano e compagni salgono a quota 4 punti, mettendo la prima bandierina in trasferta.
Prima bandierina in trasferta, suggerisce giustamente Marco Rossi nel servizio. 4 punti dopo le prime due giornate, il pareggio contro il Gubbio e questa vittoria. Viene da dire, conta nulla naturalmente, però insomma solo una squadra per ora ha fatto meglio del Cesena, attendendo il derby di questa sera che è appena cominciato tra Modena e Reggiana. In caso di vittoria della Reggiana saranno due le squadre a punteggio pieno, perché l'altra appunto è il Pescara, che ieri ha vinto proprio nei minuti finali la propria partita, come aveva fatto del resto la settimana precedente contro l'Ancona Matelica. Un campionato direi molto equilibrato in queste prime due giornate, non ci sono, tanto per dire, squadre ancora inchiodate a 0 punti. Sulla partita, perché partiamo di lì, caro Demetrio, 3 partite in 1, se vogliamo 2 partite in 1, nel senso all'inizio e alla fine soprattutto non un buon Cesena, nella fase centrale, poi qui vediamo i risultati di ieri con il derby naturalmente work in progress, nella parte centrale 3 azioni pregevoli, 2 delle quali convertite in gol. Sì, è stata una partita comunque dura, siamo partiti male, i primi 15 minuti abbiamo fatto molta fatica, poi abbiamo iniziato ad incranare, abbiamo avuto molte occasioni, abbiamo iniziato più che altro ad alzare il baricentro e creare qualcosina in più, il portiere ha fatto una gran parata su Zecca, poi eravamo un po' più noi, a un certo punto si muoveva la palla, riusciamo a impostare come si prepara in settimana e niente, poi il secondo, poi abbiamo beccato sto gol. Lo analizzeremo domani con calma, però dobbiamo essere un po' più attenti su... Una seconda palla lì. Sì, una seconda palla, dopo lineare magari una piccola marcatura, però sono cose che passano in secondo piano quando secondo me vai in trasferta, ribalti una partita come quella di ieri e dimostri già la seconda di campionato di essere una squadra vera, che sa quello che vuole, sa che, come ha dimostrato anche l'anno scorso, di non mollare mai, e insomma quando la seconda di campionato porti già questo risultato, fatto presa gira qualcosa di molto buono. Ecco, partiamo dal bicchiere mezzo pieno, se vogliamo, mezzo vuoto, facciamo così. Ovvero, pensando all'approccio, no? E comunque è una squadra, la Lucchese, evidentemente carica, no? 2 vittorie su 2, perché comunque la Coppa Italia sul campo aveva vinto, poi è stata cancellata dal giudice sportivo, la vittoria di Imola alla prima giornata, il debutto in casa dopo il ripescaggio, insomma... Non c'era certo il pubblico delle grandi occasioni, perché c'era 1 migliaio di persone, non c'erano gli ultras da una parte e dall'altra. Però insomma la Lucchese ha provato a venirvi a prendere 1 contro 1 in pratica tutto campo, ha cambiato modulo e veramente vi ha messo in difficoltà. Sì, noi in settimana avevamo preparato qualcosina, però eravamo consapevoli che con l'assenza di Nanni e dell'altro attaccante qualcosa potevano cambiare, infatti così è stato. Insomma all'inizio infatti è stato anche questo, non eravamo pronti subito, non ci siamo adattati anzi subito a quello che era la partita. Poi però siamo stati bravi e il mister dopo il secondo tempo ha fatto anche delle scelte diverse, inaspettate in un certo senso, però la strada è quella giusta. Noi sappiamo che dobbiamo fare di più sotto tutti gli aspetti, però comunque la seconda di campionato e quindi penso che possiamo essere più che soddisfatti. Ecco, bicchiere mezzo pieno invece, poi vedremo la nostra partita in pillole, quindi come dire sorrisi ma anche preoccupazioni, diciamo. Riuscire a vincere, o se vogliamo allargando il discorso, fare 4 punti in 2 partite, diciamolo pure, non indimenticabili, cioè non certo le migliori del Cesena dell'ultimo anno o da quando Viali guida questa squadra, quando sei tu qua. Sotto questo aspetto sicuro, però sono convinto che un anno fa una partita del genere non riuscivi a recuperarla e tantomeno a rimontarla e andare a vincere. Probabilmente nel ritorno, no? Dove esatto. Più deficitari. E quindi queste cose secondo me sono tutti segnali positivi, molto positivi, dell'aspetto magari gioco bene ma non raccolgo. Quando già la seconda di campionato fai una rimonta del genere, penso che veramente la strada è quella giusta, c'è da migliorare quotidianamente, lavorare, però il gruppo comunque è molto giovane, avevamo anche delle defezioni comunque, soprattutto in difesa, e quindi penso che si può essere molto soddisfatti e la strada è giusta, però col lavoro si migliorerà. Nel basket, John, si direbbe 2 su 3 al tiro, cioè se ne ha tirato 3 volte ha fatto 2 gol. Non è una grandissima percentuale del basket, nel calcio può essere una buonissima idea per vincere una partita, no? Lezione di cinismo, possiamo dire così. Sì, sì, certo, è sicuramente è positivo che consente di portare a casa questi 3 punti, appunto come ricordavi il gol poteva già venire nel primo tempo, se non ci fosse stato quel miracolo del portiere, noi lì dalla tribuna pensavamo adesso la porta è spalancata, praticamente deve solo infilare così, non è stato, quindi sicuramente un dato positivo, come positivo anche il fatto che comunque abbiamo trovato, sono i primi gol, ma giocatori non dell'attacco, in Coppa Italia avevano segnato diciamo i 3 giocatori più offensivi, in questa occasione invece sono arrivati
da due giocatori, un centrocampista e un difensore, quindi anche questo si allargano le soluzioni perché magari ancora Caturano e Bortoluzzi, come ha ricordato l'allenatore ieri, magari non sono ancora al meglio della condizione fisica. Se arrivano anche questi gol, è importante, soprattutto in questo momento, in attesa poi che le due punte possano veramente arrivare al meglio della condizione, quindi sbloccarsi anche dal punto di vista realizzativo. Viene da dire, prime due giornate, Caturano e Bortoluzzi a secco, difficilmente in pallagol, li abbiamo visti a parte i due tentativi di Bortoluzzi nel secondo tempo contro il Gubbio, ieri no. Magari un pochino più ricamatori, perché poi andremo a vedere i due gol come sono arrivati, perché poi come ha apparecchiato la tavola il Cesena, apparecchiata bene, no? Al momento poi di andare a concludere. Il paradosso è, partiamo da un 4-4-2, variamo un modulo per esaltare i due centravanti, poi al momento segnano degli altri. È un buon segnale. Sì, è un buon segnale, come dicevo prima, probabilmente forse ancora al di là quello di che può essere una casualità, perché sono giocate solo due partite. Per Bortoluzzi col Gubbio è stato tartassato dalle botte, quindi è stato reso inoffensivo da quel punto di vista. Ieri comunque nell'azione dei gol è sempre entrato, sì, quindi il loro rapporto è sempre importante. Poi magari dopo due partite è ancora presto, però magari ecco, la condizione fisica non è forse ancora al meglio, quindi aspettiamo sicuramente tempi migliori, dove i giocatori soprattutto saranno più brillanti, quindi sarà anche loro più facile trovare la via del gol. Allora, che Iabré potesse uscire nell'intervallo, penso, insomma, lo avevamo capito, indovinato e previsto tutti, ed era ovvio, perché insomma era stato battezzato da Lucchese fin dal primo fallo commesso, magari un po' troppo plateale, al secondo minuto con la Lucchese che ha accerchiato l'arbitro, che in quel caso non ha ammonito, poi ha ammonito Iabré quando non avrebbe dovuto farlo, a mio avviso, mentre è stato risparmiato al 41esimo e lì il Cesena rischiava di rimanere in 10. Poi cos'è successo? Nel senso, lì come te l'ha detto Viali di ricoprire questo ruolo e come l'hai presa soprattutto? Ma no, beh, eravamo nello spogliatoio, il mister ha detto, ragazzi, si ferma Iabré, entra Nicola e mi fa, Ademe, tu vai... Nicola Rigoni, naturalmente. Sì, e fa, Ademe, tu abbassati lì a sinistra e niente. Di sicuro quando un mister fa delle scelte così io posso solo che ringraziarlo, vuol dire che nei miei confronti ha la massima fiducia e io ho cercato di ricambiarla nel migliore dei modi adattandomi in quel ruolo. È andata anche bene perché poi le scelte sono state più che azzeccate. La Lucchese tra l'altro ha inserito poi due punte, Belloni che è arrivato dalla tua parte nel finale, giocatore di categoria, no? Che assolutamente, io lo conoscevo anche dai tempi dell'Inter, dei giovanili, comunque un giocatore di qualità, Però dai, è andata bene, me la sono cavata, devo ringraziare anche i miei compagni che di sicuro mi hanno dato una grossa mano, però dai. Va bene, poi magari chissà. Avevi fatto il terzino destro, sì. Sì, quello sì, quindi è già una cosa un po' diversa, però di qua comunque col modulo che utilizziamo noi, comunque abbiamo tante rotazioni, tante cose, per carità sei più arretrato, però un po' mi sono trovato quasi a volte a impostarla un po' l'azione, no? Quindi dai, poi avevi un ispiratore come Giulio Favale che era in tribuna, ricordiamo, ex, doppio ex della partita. Anche perché poi il mister ti ha definito un terzino regista. Sì, esatto. L'ho utilizzato perché in questo ruolo qui. Ma io ho provato a fare del mio meglio, dopo dico, è andata bene, quindi dopo di sicuro spero ritornino terzini, certo. Così di ruolo, sì. Certo. Siamo più coperti. Ecco, l'altra considerazione invece, poi andiamo a vedere da casa, a sentire soprattutto cosa dicono i nostri amici che ci seguono sul divano, belli comodi, il discorso condizione fisica, perché abbiamo riavvolto il film, ne abbiamo parlato anche le settimane scorse, tu hai cominciato in ritardo rispetto a Io purtroppo i primi allenamenti con la squadra li ho fatti dopo Ferragosto, perché ho avuto un'estate difficile, ho avuto un problema a polpaccio che mi sono portato dietro da quando abbiamo quasi finito la stagione. Devo ringraziare Magrini, Massimo, che tutta l'estate tra piscina, forza, bici, comunque mi ha sempre tenuto più che in allenamento. Ti ha sfinito. Sì, perché è un martello, non molla mai. Io sono più di lui, quindi dai, ci siamo trovati bene. Però sì, io da dopo Ferragosto che faccio tutto con la squadra, quindi... Per carità, sto bene, mi sento bene, però è normale che la forma, quella che tutti si aspettano magari da un giocatore come me, non è ancora al 100%. Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? O semplicemente bicchiere? Com'è semplicemente la situazione? Bicchiere. Allora, io vado con l'amico Steper Demetrio che chiede quanto ha influito il pessimo stato del terreno di gioco nei tantissimi errori tecnici visti da ambo le parti oppure si tratta semplicemente di limiti dei singoli?
Io posso dire che il campo era veramente in, mettiamo, pessime condizioni. Impraticabile. No, impraticabile no, però per essere i primi di settembre un campo già così è un po' cioè, per un punto di domanda. Coltivare patate l'ideale, Sì, per esatto, calcio infatti. un po' meno. Poi dico, noi siamo comunque una squadra che proviamo sempre a giocare il più possibile e quindi quando trovi un campo in queste condizioni rischi di far fatica. Poi con una squadra come questa, molto aggressiva, sempre pronti a venire ad attaccarti, quasi giocare a uomo, ti inducono a sbagliare di più. Quindi secondo me è stata più che di limiti, è un insieme di campo brutto, avversari molto aggressivi e che ti portano allo sbaglio, è stato un insieme di queste due cose. Altre considerazioni. Parliamo di modulo con l'amico Maurizio. Se io fossi l'allenatore, il 4-4-2 non lo terrei nemmeno in considerazione. Cosa ne pensate? Giovanni, ecco, qui il 4-4-2 è la considerazione che abbiamo fatto anche scorsa settimana, ne parlavamo con Robert Dammelini per dire conosce benissimo Carlo Ilari e ci diceva un pochino sacrificato là in fondo, là a destra, sulla linea. Visto dopo 180 minuti, cosa possiamo, dal Sì, tuo punto anche di vista? secondo me, adesso naturalmente non sono un tecnico, non voglio mettere in discussione tutto il progetto di Viale che avrà sicuramente i suoi ottimi motivi e comunque quello che è sempre più evidente, che non è neanche un segreto, è che vuole provare a far giocare vicino evidentemente Bortolussi e Caturano e quindi rispetto all'anno scorso con un solo centravanti e due esterni è la soluzione ideale, anche secondo me poi a centrocampo qualcosa secondo me è ancora un po' in divenire perché la soluzione ancora non si è trovata, Anche sicuramente. perché c'è un Rigoni che Esatto, lo scalpita stavo dicendo, in naturalmente. qualche modo poi Rigoni bisognerà inserirlo, provare ad inserire. Poi c'è un altro discorso, secondo me, il discorso degli under, perché fino adesso il problema, tra virgolette, non si è posto perché in difesa avevi solo 4 degli su under e 4 e 4 quindi su 4. il problema l'aveva risolto, ma con Gonnelli o con Maddaloni, se si fa giocare uno di questi, poi bisognerà inserire anche un under a centrocampo. Quindi, O con il terzo centrale che arriverà domani e del quale parleremo più tardi, eh? Così già ah, ecco. mettiamo una piccola, visto, ti do anche la pillolina di mercato, così. Quindi, secondo me, il centrocampo è il reparto ancora più in divenire. Giustamente, anche noi facciamo fatica a capire il ruolo di Ilari, perché in effetti sembra un po' sprecato. Certo, ogni tanto prova ad accentrarsi e in quella posizione magari riesce a dare qualche suggerimento interessante, come ci ricordiamo con il Gubbio, però evidentemente così non rende al massimo. E poi bisogna vedere Rigoni Certo, come che ha avuto un inserirlo buon impatto inizio certo. Subito, partita, poi dopo un po' si poi. è spento perché poi tutta la squadra ha finito la benzina e a quel punto c'era solo da gestire il cronometro, arrivare in fondo in un modo o Certo, nell'altro. poi è vero che la Lucchese nel secondo tempo non ha veramente minimamente mai insidiato la porta di Nardi, a parte quel gol annullato per Certo, no, ma anche come hai detto prima, fuorigioco. nonostante ci siamo chiusi un po' in trincea, alla fine vere occasioni comunque non ci sono state. Quello è positivo. Prima di andare in grafica e di vedere le cose migliori e peggiori della partita di ieri, ti chiedo, ecco, il passaggio da tre a due centrocampisti. Ti riguarda naturalmente, al di là di quello, di un pensiero personale e di quello che dicono i nostri amici da casa, no? Ecco, dal punto di vista pratico, cosa cambia sul terreno di gioco per le Esatto. richieste che fa l'allenatore? Io vi dico la verità, l'anno scorso di partenza era un altro modulo, ma poi quando noi facciamo i nostri movimenti più o meno è quello che stiamo facendo anche adesso. Quindi magari dopo da fuori sembra che sia tutto molto diverso, ma il concetto è sempre quello. Perché alla Quindi fine dici io concetto molto simile, il problema è che quest'anno magari dovete ancora un attimo rodare il Sì, tutto. più che rodare comunque io sono. Cioè, mi piace il concetto che dice il mister, nel senso sì, il modulo è per scriverlo, per scrivere 4-4-2, 4-3-3, ma alla fine in campo è l'occupazione degli spazi. E alla fine l'occupazione degli spazi che noi stiamo cercando di fare quest'anno è molto simile a quella dell'anno scorso, con delle piccolissime differenze. Quindi è normale che tanti ragazzi arrivati all'ultimo, come Iabrè, Mulè, che erano in campo l'altro giorno, Pierini uguale, e quindi dopo Arrigoni è arrivato da 10 giorni. E quindi quando hai delle richieste molto, cioè, dettagliate tatticamente, tutti devono capirle nel modo giusto, Certo. perché anche Poi non l'anno scorso dimentichiamo, all'inizio abbiamo fatto fatica. Poi quando l'ingranaggio ha preso bene, è lì andava. E quindi quest'anno comunque siamo già più avanti. questo infatti va considerato assolutamente, perché poi noi diciamo sempre la partita della svolta, la partita con la Fermana, che se non sbaglio era inizio novembre, sicuramente mi pare nona giornata, una partita peraltro brutta nel primo tempo, anzi forse una delle peggiori nel primo tempo, con Viali che era partito, se non ricordo male, col trequartista, perché giocava Ardizzone sotto le punte.
poi cambiò l'inserimento di Capani, insomma da lì una partita che ha lasciato pochissime tracce, poi però è stata la prima della striscia positiva, quella che vi ha poi catapultato verso l'alto. Pollice alto, la partita in pillole, le cose migliori di ieri, vediamo come abbiamo messo in grafica alcuni spunti, alcuni dei quali naturalmente già toccati ora. Abbiamo inserito insomma il tiro in porta concesso, di fatto quello del gol, che poi è la respinta concessa, perché sul primo tiro Cioffi era stato molto bravo a murare Semprini. Cioffi e Moulet segnalati già diciamo in crescita la scorsa settimana, ancora meglio probabilmente hanno fatto ieri. I gol nuovi ne ha parlato Giovanni Guiducci giustamente, perché aspettando naturalmente Bortolussi e Caturano sono arrivati Ardizzone, primo gol del 2021, di un 2021 poi lo sentiremo difficilissimo per tanti motivi, e Cercati, poi vi spieghiamo cosa significa quel Cercati, anzi facciamo così, chiedo alla regia di andare a vedere subito, perché è stata una partita brutta, sporca, su un campaccio contro un avversario che ha insomma dimostrato di essere piuttosto elettrico, per usare le parole di Viali, però i due gol sono stati molto belli. Vediamo le azioni nello sviluppo, cioè quella costruzione partita dal basso, no? Spesso si dice così. Del primo gol, ad esempio, qui è una reconquista alta, no? Demetrio, chiedo a te, naturalmente sei tu l'uomo di campo qua, però è una reconquista alta del pallone, poi ci sono 7-8 passaggi consecutivi alla fine, no? Sì, diciamo qua comunque, come chiede il mister, la difesa è stata molto alta, poi lì le seconde palle le abbiamo vinte, ripartiti, un gran scambio, dopo magari un pelo fortunati, certo, sulle, certo. Però l'importante è che eravamo lì e che la palla sia entrata. Assolutamente. Forse ancora più bello il secondo gol, perché parte dalla tua fascia, quella dove sì. Eri, ecco qua, no? Qui c'è Caturano che viene molto molto fuori, questo sei tu se non sbaglio, sì. E poi è Ardizzone che va in verticale. Ecco, questa è la posizione di Lari di cui abbiamo parlato prima. No. Sì. Il pallone poi si sviluppa su Bortolussi che esce e chiama Zecca a sinistra, poi il cross sul secondo palo, poi Candela liberissimo, sì, ma poi bisogna buttarla dentro, quella palla lì. No, quello assolutamente sì, è stato bravissimo a metterla lì. Ecco, questa azione qui un po' spiega alcuni di quelli, credo, di quei dettagli che cura Viali, credo, no? Sì, come ma la ce n'è un'altra anche il primo tempo, quella dell'occasione di Zecca. Ce l'abbiamo. Però la posizione di Viali, di Caturano che arriva praticamente quasi a centrocampo e Ilari che deve andare dentro al campo, giusto? Sono tutte cose che in settimana si provano. Poi è normale che c'è la volta che vengono meglio, la volta che non vengono proprio, però queste sono cose che noi quotidianamente proviamo e adesso si intravedono, sono convinto che si vedranno sempre di più. Ecco, dentro un primo tempo brutto, soprattutto dentro una partenza brutta, la scossa l'avete data al 26esimo minuto con quell'azione invece questa. La guardiamo tutta perché questa è veramente superlativa, no? Ecco, questo sei tu che poi allarghi a destra, quindi da sinistra vi spostate dalla parte di Candela, qui quinto uomo praticamente, che imbuca poi all'interno per Zecca, che deve fare gol, però poi è anche lecito molto bravo dare il meriti a sì, però Viali. Come anche l'azione dopo del gol, comunque si vede, Candela che è uno, cioè largo a destra, Zecca in teoria era largo a sinistra in questo caso perché è Bre dentro al campo, certo. E tutti e due sono prima, in questo caso Candela serve Zecca e nella ripresa Zecca che serve Candela, e sono cose che non vengono per caso. Qui è uno Skytech di Demetrio Steffesto, il futuro fra una decina d'anni ti potremmo opzionare, via adesso Trieste è un po' lontano, però magari scegli di rimanere qua, non si sa mai, perché la Romagna poi miete sempre vittime. Vediamo invece il pollice basso, cioè quello che non ha funzionato, diciamo così, o quello che c'è da migliorare naturalmente in grafica. Sull'approccio e dell'approccio abbiamo parlato evidentemente e lì non siete riusciti a, come dire, interpretare anche l'atteggiamento aggressivo della Lucchese, quindi di conseguenza queste difficoltà in una partita sporca. Ecco, la sofferenza finale a tuo avviso dettata più forse anche da una condizione fisica ancora un po' in divenire, forse, adesso, al di là del fatto che la Lucchese non abbia tirato, però c'era il rischio di prenderlo gol in quei 20 minuti, soprattutto non avete mai trovato un qualcosa davanti. No, ne abbiamo fatto fino al gol del raddoppio, abbiamo provato anche a giocare molto la palla, perché comunque si sono creati molti più spazi che il primo tempo non c'erano. Poi dopo c'è stata forse anche una cosa nostra, che abbiamo smesso di giocare. Ecco, sì. E automaticamente quando smetti di giocare ci sta che la squadra si abbassi un pochino e poi magari loro ripartono, comunque vogliono recuperare in casa e tutte queste cose qua. Però forse non è che noi siamo chiusi, forse che non abbiamo provato più a giocare e di conseguenza poi c'è
si ribalta la prospettiva. Esatto, sì, ricordo un'azione proprio nel finale, non mi ricordo chi è stato il tuo compagno che ha lanciato la palla nella metà campo avversario, sì, proprio sì, dove, Tonin, mi pare. Tonin, no, dove non c'era nessuno, proprio, proprio rinunciare a giocare per guadagnare solo qualche secondo, è stato proprio lampante, sì, anche lì, la palla in avanti. Sono scelte personali che ognuno sì, certo, dopo... Vero, vero. Però non ha provato neanche a cercare un palo laterale, l'ha buttata di là. Poi diciamolo, è aspettato. Noi due, John, non ci aspettavamo ad esempio che uscisse Bortolussi prima di Caturano nel momento della partita, poi Viali ha spiegato invece in conferenza che evidentemente non stava benissimo Bortolussi. Adesso andiamo anche a sentire Viali. Prima ci fermiamo qualche istante e poi le parole del mister. C'è un gruppo che ti accompagna durante le tue esperienze giornaliere. Al lavoro, nei momenti di svago e necessità. È Gruppo MaxiCard, che grazie ai clienti che lo hanno scelto, mette a tua disposizione prodotti e servizi che migliorano l'igiene e il comfort delle tue esperienze giornaliere. Prodotti in carta, prodotti chimici, accessori per pulire e servizi di igienizzazione. Dove c'è Gruppo MaxiCard, c'è igiene. E allora, dicevamo le scelte di William Viali e soprattutto l'analisi di William Viali della partita. Ascoltiamolo. William Viali, partiamo dal segnale migliore, ribaltarla in casa di una squadra che stava cavalcando il successo, provvisorio naturalmente, arrivato magari nel vostro momento migliore dopo una partenza difficile, perché ci avete messo un pochino a prenderci le misure. Sì, abbiamo fatto un quarto d'ora bruttissimo, veramente mi ha fatto arrabbiare, infatti l'unica cosa che butterei via della partita è il primo quarto d'ora, nel senso che non possiamo essere noi, sapevamo che sarebbero partiti così, così forte. E l'unica soluzione per uscire da una cosa del genere è avere il coraggio di giocare, cosa che un po' siamo stati titubanti, non fa parte del nostro modo di essere, però nello stesso tempo dentro la difficoltà poi abbiamo cambiato di colpo e l'ora centrale della partita mi è piaciuta molto, la mezz'ora del primo tempo e escludendo il gol che abbiamo subito all'ultimo minuto del primo tempo e anche il primo quarto d'ora finché le gambe e il fiato ci hanno retto, abbiamo fatto veramente molto bene, quindi l'ora centrale è quella che voglio vedere dalla mia squadra. Come dicevi tu, una squadra che ribalta una partita così in questo momento da Lucchese è un segno importantissimo per la crescita della squadra. Su cosa dobbiamo crescere ancora tanto è sulla condizione fisica, perché l'ultima mezz'ora secondo me avrei avuto bisogno di 9 cambi e avete visto che qualcuno anche che è entrato alla panchina ancora non ha ritmo e quindi questo non mi ha aiutato a riuscire a gestire meglio l'ultima mezz'ora, ma in quel tipo di gestione la squadra è stata molto lucida. Squadra lucida e possiamo dire un po' corta, Giovanni, in questo momento. Dicevamo e pensavamo soprattutto davanti o sugli esterni, in realtà la coperta è diventata molto corta in difesa. Nella seconda parte ne parleremo, perché in tanti ci state chiedendo le condizioni di Maddaloni, di Gonnelli, esatto, di Adamoli, perché di fatto... Di Maddaloni naturalmente sapevamo, sì. Gonnelli e Adamoli sono state le due assenze dell'ultima ora, o meglio, Gonnelli in panchina per onor di firma, che ha anche provato il riscaldamento per un paio di minuti, giusto 3 corse, quando Iabré di fatto è stato risparmiato dal direttore di gara e quasi tolto da Viali. Certo. Noi abbiamo assistito, eravamo proprio lì sopra, sì, sì. Giovanni, 2 corse, bandiera bianca. Sì, è tornato subito in panchina a sedersi e ha fatto capire che non era proprio il caso che di non rischiare. Ce n'era. Di non fatto ce n'era. Rimanevano come difensori Lepri e Munari, cioè un ragazzino e un giocatore che ha saltato un po' come Steffè, gran parte della preparazione, per infortunio, che sembrava potesse addirittura essere in uscita, quindi... Non era facile poi provare a scegliere la soluzione e abbiamo insomma spiegato quello che poi è accaduto al riposo. Fede, qualche altra sì, domanda? Sì, abbiamo sentito le parole di Viali, leggo questo messaggio. Dato che nell'intenzione di Viali il risultato dovrebbe arrivare per mezzo della costruzione del gioco, lodevole intenzione, ma per realizzare questo dovrebbe avere a disposizione materiale umano tecnicamente valido che a noi manca se poi aggiungiamo l'assenza pesante di Gennaro diventa dura. E proseguo con il messaggio di Carlo, che era presente a Lucca. Demetrio è stato il più bersagliato dai tifosi lucchesi. Dopo qualche contrasto iniziale, mi chiedo se lui sentisse o meno. In gradinata era il nostro amico, è vero? Per sentire sentiva qualcosa, però ognuno è libero di dire quello che vuole, ma quando sei lì in campo pensi ad altro. Quindi magari ci si carica anche un po', no? Ma a volte anche sì, a volte quindi... Sì. Beh sì, avevi un bel comitato di là nel secondo tempo in gradinata, non tantissimi, però poi insomma, i toscani, le trasferte in Toscana, soprattutto queste piazze qua per il Cesena, Giovanni, poi tu lo sai meglio di me, mancano da tantissimi anni, perché quest'anno ce ne sono 7, di cui, anzi diciamole pur tutte,
quel che riguarda le squadre un pochino più blasonate, Pistoiese, Lucchese soprattutto. Sì, dopo, poi dopo ce ne altre un po' meno, come sì. Il Grosseto, Montevarchi, Pontedera, Siena. Siena, meno. Siena ecco, un po' però meno. Ecco, la Lucchese era una tra quelle più diciamo significative. Adesso non è magari come può essere Pisa o Arezzo, però anche Lucca. Sì, o Livorno. O Livorno. Assolutamente. Il discorso sulla qualità invece, c'è una squadra magari un pochino meno qualitativa e che cerca però sempre di vincere attraverso il gioco. Sei d'accordo? Nel senso, è un'interpretazione? Sì, adesso è stato citato ancora, non dico a sproposito, ma ormai non è forse più il caso di Gennaro. Certo, quest'anno non c'è un giocatore con la sua classe, fantasia, però ci sono altri elementi. Rigoni è un altro giocatore con altre caratteristiche, quindi se vogliamo un giocatore come di Gennaro non c'è, non lo siamo neanche più a cercare, però il gioco perché, passa... diciamo, è andato a Bari, quindi nel dubbio... Esatto. Proprio la certezza che non posso più tornare. Sto dal mercato e adesso non so, non credo che tra gli svincolati ci possano essere giocatori, però magari non sono molto aggiornato io giocatori di queste qualità come è stato l'anno scorso. Quindi adesso si cercherà di costruire qualcosa piuttosto attraverso il gioco, attraverso il collettivo, ma facciamoci una ragione, ma è di Gennaro è partito e mettiamoci una pietra sopra. Anche perché poi se andiamo a vedere nella zona nevralgica, adesso, al di là dell'assortimento del modulo, i giocatori poi le soluzioni forse lì sono più numerose, perché... Steffer, Dizzone, Rigoni, Ilari, più Brambilla che Lander, insomma. Qui certo, come dicevo prima, proprio il centrocampo, secondo me, dove Viale ha più possibilità di creare, di muovere, anche di cambiare, al di là del fatto che possa giocare a due o a tre, ma tanti elementi da far girare, quindi le soluzioni ci sono tante, naturalmente dovrà trovare l'alchimia giusta, però magari il campionato è talmente lungo che possono variare anche nel corso, anche dalle situazioni, certo. Dalle disponibilità dei vari giocatori, ecco. Dopo andiamo a rivedere anche la rosa nel dettaglio, proprio spalmata sul terreno di gioco. Intanto, a proposito di terreno di gioco, la partita misteriosa. Vediamo un po' questa settimana sì, dove siamo andati a pescare, così ci dovete naturalmente la partita, il risultato e anche la data, non la stagione ma la data esatta, la data giorno, esatta. Mese e anno. Eccolo qua, era un Cesena che naturalmente giocava in trasferta. Siamo stati buoni anche questa volta, poi alzeremo un pochino il livello no? Di difficoltà. Il quoziente di difficoltà, esatto, come nei tuffi alle Olimpiadi. Diteci naturalmente il tutto, il tabellino misterioso e firmatevi. Esatto. C'è una sciarpa per pronta voi, per voi. Esatto, il sciarpone ufficiale. Se volete farvi male, di lana, perché insomma, non è ancora periodo, ma... con quella, firmatevi, con mi quella, raccomando, a Luca, nome e cognome. Si rischiava il soffocamento. Ci fermiamo un paio di minuti, poi torniamo perché vi dobbiamo alcune novità, gli aggiornamenti per quel che riguarda le condizioni di Gonnelli, Adamoli e naturalmente Maddaloni e una novità di mercato. A tra poco. A tra poco. Ristorante Pizzeria Rugantino, unico a Cesena. A Ristorante Rugantino troverai un ottimo servizio, una calda accoglienza e ottimi piatti eseguiti con cura. A Rugantino potrai gustare specialità di pesce, specialità di carne e la pizza cotta con forno a legna, abbinati ai migliori vini italiani e birre artigianali. Ristorante Rugantino, grazie di esistere. Bentornati di nuovo insieme in diretta la seconda parte di Pianeta Bianconero. Allora, siamo pronti per darvi qualche ragguaglio per quel che riguarda il mercato in entrata con il Cesena che naturalmente dovrà attingere, perché il mercato è terminato martedì scorso dal mercato degli svincolati, quindi dei calciatori attualmente senza contratto. Prima però andiamo a sentire le parole di quello che è stato un po' il protagonista in occasione, naturalmente il marcatore, la prima rete del campionato 2021-2022 per un giocatore come Ardizzone che aveva insomma diversi conti in sospeso in quest'anno solare, è cominciato male, malissimo con il Covid, poi l'infortunio alla caviglia, il rientro solo nel finale, insomma i tanti problemi e questa piccola rivincita. Sentiamo Ardizzone. Ci racconti quei secondi del pallone che si sgancia dal tuo piede al portiere che la tocca? Per un attimo hai temuto di sbagliare. Sì, ho temuto di sbagliare, però lì ho calciato e poi lo specchio della porta mi ricordo che era molto coperto, però è passata sotto la mano del portiere. Ogni tanto è giusto che vada bene e che vada dentro. Siamo contenti. Ecco, aspettando magari partite migliori dal punto di vista della qualità, possiamo dire che come carattere oggi ci siamo, perché comunque avete ribaltato una squadra bella tignosa, insidiosa e soprattutto ben coperta, che ha anche cambiato modulo. Sì, sono d'accordo. In queste due partite magari non abbiamo espresso un grandissimo calcio,
però è venuta fuori l'anima, sta venendo fuori l'anima di questa squadra che ricordiamoci è molto molto giovane, ci sono tanti ragazzi nuovi e questo è un aspetto fondamentale per questo campionato, perché in Serie C le partite si vincono così, quindi ben vengano queste partite e questo, questo grande carattere. Per me anche una piccola rivincita, se vogliamo, perché in 2021 faccio fatica a trovare buone notizie, no? Sì, sì, sono d'accordo con te. La prima gioia del mio 2021, quindi spero che il periodo buio sia alle spalle. Adesso iniziamo questo nuovo campionato e speriamo di regalare delle gioie ai nostri tifosi che ieri ci tenevo a dedicarla anche a loro questa vittoria, che ieri sono venuti a trovarci allo stadio, ci hanno dato una grande carica. Le immagini dei tifosi le abbiamo inserite qui a copertura, perché insomma è stato bello, credo, no? Bellissimo, bellissimo, infatti spero che entrino anche allo stadio, perché... Tu hai detto in conferenza a termine della partita con il Gubbio, sì, eravamo abituati a giocare per un anno senza nessuno, quindi esatto. Bene, però... Però io sto ancora aspettando quella curva piena, e l'ho vista da avversario, però voglio vederla tutta per me, in un certo senso, no? E quindi spero manchi poco, non so, loro ci hanno parlato sabato, ci hanno spiegato come la pensano, e per carità ogni decisione va accettata, però spero che manchi poco e spero di vederli presto lì. Su Ardizzone, John, era un 2020, un girone d'andata l'anno scorso chiuso con 3 gol, la doppiata con il Ravenna, il gol... Tra l'altro bellissimo quello con l'Imolese, visto che è in arrivo il prossimo derby. Avversario. Esatto. Poi è un po' complicato tutto, dicevamo. È un giocatore che è mancato l'anno scorso. Sì, dopo anche avuto... nelle rotazioni. Sì, dopo ha avuto anche qualche problemino di troppo fisico, qualche infortunio. È un giocatore comunque che deve, secondo me, io forse lo vedevo, magari una mia impressione, meglio magari nel modulo l'anno scorso con un centrocampo a tre piuttosto più assaltatore che... esatto, più che magari più come mediano che progettatore, poi magari come diceva Demetrio sono cose che vediamo più noi da fuori, poi spesso i movimenti in campo sono gli stessi, quindi magari anche per Ciccio Ardizzone non cambia tanto, però lo vedevo ecco in una posizione migliore, quindi più magari un giocatore magari che ragiona di meno rispetto magari a Steffè, più magari agonismo, più grinta, più inserimenti forse. Ecco, un gol all'Ardizzone, questo possiamo esatto. Definirlo, perché comunque ci ha abituato. Questi inserimenti naturalmente sono gol fondamentali, noi negli anni passati abbiamo avuto alcuni giocatori tipo diciamo, con Falone, tanto per dire uno, che poi sono giocatori che con i loro gol diventano fondamentali, perché quando inizia a fare 5, 6, 7 gol da quel ruolo lì, allora sono gol veramente importanti e pesanti che vanno a sommarsi a quelle attese delle punte. Certo. Allora, martedì è terminato il mercato, martedì sera, scorsa settimana, 6 giorni fa, il Cesena, l'avevamo già annunciato lunedì nel corso della diretta, mancava di fatto solo l'ufficializzazione con l'ultimo acquisto, quello di Nicolas Pierini, non è arrivato invece l'attaccante dopo un lungo corteggiamento con la Virtus Verona, con Pittarello naturalmente, quindi lì sembrava potesse essere il ruolo da coprire nel mercato degli svincolati. In realtà, adesso andiamo in grafica, perché c'è stato qualche contrattempo nelle ultime giornate che ha riguardato gli ultimi giorni, soprattutto prima della partenza per Lucca, che ha riguardato soprattutto la difesa. Alcuni contrattempi che abbiamo messo in grafica, che adesso vediamo di analizzare, vediamo un po' come il Cesena proverà ad intervenire. Ecco qua. Allora, Gonnelli non ha partecipato, o meglio è andato in panchina, ma di fatto solo per onor di firma, abbiamo visto, vi abbiamo spiegato, per questa infiammazione al ginocchio della quale soffre da giovedì, mi pare, comunque da metà della scorsa settimana. Adamoli invece si è procurato una distorsione al ginocchio, sempre appunto, questa durante la rifinitura di sabato, ricadendo male, credo, proprio da solo ha fatto, giusto? Sì, sì, tutto da solo. Tutto da solo, poi il classico dolore, magari un po' di spavento, poi perché quando gira il ginocchio... Penso che sia sì, più, cioè spero che sia più spavento che altro, poi gli esami che farà in questa settimana diranno... Assolutamente. Gonnelli e Adamoli avranno gli esami strumentali naturalmente per capire eventualmente se dovesse esserci problemi più gravi o lesioni, speriamo naturalmente di no. Questo avverrà tra domani e dopodomani, da qui capiremo meglio. L'altro contrattempo annunciato proprio durante la conferenza sabato da William Viali riguarda invece Maddaloni, così rispondiamo, Fede. Esatto, ai diversi telespettatori che chiedono la condizione, le condizioni ci chiedono di come sta Maddaloni, che è stato l'anno scorso fino al Covid forse il difensore più continuo, la vera grande sorpresa, insomma, del Cesena, ha avuto questo contrattempo al ginocchio, naturalmente da valutare per capire se ci sono veramente problemi
in questo percorso ormai giunto al termine di riabilitazione dopo l'infortunio, ricordiamo la lesione al crociato era intorno al 20 marzo a Modena, 21 mi pare, 23 insomma le date, siamo sui 6 mesi ormai. L'idea iniziale, visto che il procedimento, insomma, anzi il processo di recupero stava andando piuttosto veloce, era quello di inserirlo in gruppo in questi giorni. Ci si era parlato di un mese, 2 settimane fa, esatto. Quindi ormai dovevamo esserci. Era questa o la prossima settimana, diciamo così. In realtà ci sono stati dei contrattempi fisici e quindi ancora da capire se sarà tra 2 settimane, tra un mese, tra 2 mesi, non si sa. Naturalmente saranno gli esami a definire un quadro più chiaro. Naturalmente in questa situazione e aspettando di avere condizioni, le condizioni soprattutto di Adamoli e di Gonnelli, il Cesena non può farsi trovare impreparato, visto che ieri quando Viali si è girato per capire da dove attingere, cosa cambiare, ha avuto qualche difficoltà e ha dovuto adattare Steffè. Questo cosa significa? Significa, e qui andiamo al touch, che domani dovrebbe arrivare, è atteso per domani insomma, questo ragazzo, Cesare Pogliano, che è un difensore centrale classe 1998, che Zebi conosce molto bene per averlo avuto 2 anni fa a Novara, svincolatosi dal Novara durante l'estate, dopo il fallimento e la mancata iscrizione del club piemontese, è un calciatore che lo scorso anno ha cominciato in panchina, poi si è guadagnato il posto e ha giocato 25 partite consecutive, alle quali si somma, adesso non vedo perché le mie diottrie, qui siamo tutto calciatori con le cifre ufficiali. Presenze totali 50. Ecco sì, l'anno precedente, quello prima interrotto dal Covid, mi sembra fosse una ventina, 22. Mi pare 15, 22, ecco perfetto. Comunque giocatore che negli ultimi 2 anni ha praticamente quasi sempre giocato. Difensore centrale 190 cm per 78 kg. Quindi insomma anche abbastanza strutturato, piazzato, che naturalmente può inserirsi nelle rotazioni. Ecco qua, lo vediamo in azione con la maglia del Novara, giocatore che Demetrio conosce anche un pochino di rimbalzo, no? Sì, quando ero al Chievo mi ricordo che era anche lui lì nei giovanili. Giovanili Chievo, un passaggio alla Regina, poi appunto sì. Il Novara. Non è ancora stato definito l'ingaggio, ecco, quindi non ci sono firme, non c'è nulla, ma domani dovrebbe arrivare a Cesena e insomma se non dovessero esserci problemi dovrebbe essere tesserato, insomma andrebbe ad allargare le rotazioni e soprattutto allungare le rotazioni per quel che riguarda la difesa. Secondo punto naturalmente riguarda la casella del terzino sinistro, perché se per Adamoli dovessero esserci dei problemi seri, ecco che il Cesena potrebbe poi mettere le mani anche lì. Ieri in tribuna c'era Giulio Favale, che come Pogliano è un 98, quindi non è più under, però è un giocatore certamente, che qui conosciamo benissimo, di grandissimo affidamento e che credo tornerebbe ieri. Voleva salire sul pullman. Ecco esatto, non so se fosse dentro al pullman, non credo, però insomma, no. Ho visto che su Instagram una foto insieme. Amico, è un amico, quindi fa sempre piacere ritrovarlo e chissà che... Assolutamente sì. Difesa del Cesena un po' contata, ma con diverse soluzioni, se vogliamo, no Giovanni? Perché poi l'ago della bilancia lì è quasi sempre Cioffi, sì, che garantisce. Cioffi, che ieri è stato sicuramente uno dei migliori, e l'altro, secondo me, il migliore nella partita è stato un altro difensore, quindi un altro under, è Moulet, che secondo me è tra i nuovi, tra i tanti. Al momento giovani, la grande sorpresa. Sì. È quello, diciamo, migliore, quello già pronto, anche perché comunque lui non è alle prime armi, ha già fatto 2 campionati a livello professionistico, sempre col Trapani, con la Juve Stabia. È un giovane vecchio, come esatto. Abbiamo detto di Cioffi. Dopo nella terza parte abbiamo proprio anche un cartello con tutta la rosa in campo e proviamo a parlare anche degli under, perché ieri ne abbiamo visto Nannelli per la prima volta nel finale, abbiamo visto Iabre dal primo minuto, insomma sono tanti i ragazzi e poi comunque 2 partite di fila dove i 4 difensori sono tutti under, perché non c'erano soluzioni alternative dal 99 in giù, perché esattamente non ci sono altre soluzioni. Ci fermiamo e poi abbiamo una top e flop clamorosa con... È stata la domenica delle papere dei portieri, ce ne sono un migliaio, tra poco. Schiettante, tra poco. Ideal System, specialista nella realizzazione di celle frigorifere industriali e commerciali, impiantistica, strutture metalliche, porte e piani di carico, tamponamenti e coperture. Un'ascesa costante ha portato Ideal System a raggiungere l'eccellenza nel settore. Le più innovative tecnologie al servizio del cliente, con progetti curati nel dettaglio e un servizio di assistenza sempre attivo. Ideal System, con sede a Cesena, opera su tutto il territorio nazionale e all'estero. Ideal System, soluzioni ideali per sistemi industriali. Progettiamo, realizziamo e installiamo ogni tipo di struttura esterna.
Ogni montaggio è realizzato su misura, basandosi su un progetto personalizzato e mirato. Progetto Arredo Esterno si prende cura di te. Dall'idea iniziale al progetto finito. Vieni a trovarci nella nostra sede. Siamo in via Ravegnana 300 a Forlì. E allora siamo qua, siamo pronti per la top e flop, un paio di domande. Allora, Fede, intanto da casa domandano come fare per vedere le partite del Cesena. Ecco, l'abbiamo ricordato settimana scorsa, lo ricordiamo anche oggi, così insomma saziamo i nostri amici sì. Da casa che ce lo chiedono. Quest'anno non sono disponibili le differite, neppure le dirette, non è stato acquistato, sono stati acquistati i diritti, anche perché insomma nel bando il prezzo era evidentemente piuttosto alto, era lievitato decisamente rispetto alla scorsa stagione e quindi per questo motivo al momento non è stato acquistato il pacchetto, non sono stati acquistati i diritti e per questo Teleromagna non può trasmettere né le sei dirette neppure le differite la domenica sera. Poi naturalmente anche qui work in progress, dovesse cambiare qualcosa certo. Vi aggiorneremo. Vi teniamo aggiornati. Novità assolutamente sì. Per Steffè abbiamo qualche considerazione? Allora, da parte di Fabrizio, ricordo ancora il gol del centenario della Triestina da brividi, piccolo Zanetti, al Cesena mancano i gol di Steffè dalla distanza. Ah però, qui... ricordi... Piccolo Zanetti, bisogna vedere quale, perché ce ne sono tanti, Cristiano... No, Aliera, quando ero giovanili Inter. All'Inter, sì, c'era stato questo piccolo accostamento... Però adesso tu sei un po' più biondo, via. Sì, lui era lui più scuro. No, però vabbè, il tiro sì, l'anno a Trieste ho fatto 4 gol, che è stata la mia annata più prolifica, 3 da fuori, belli. Uno con il Cesena. Sì, che però, quello sì, era l'anno dopo. Ah, era l'anno dopo, vabbè. Però sì, io quest'anno per il momento sto giocando un po' più arretrato, quindi magari fai un po' più fatica. Però il tiro da fuori è una cosa che dentro ce l'ho e spero di... perché quando segni è sempre bello e quindi mi piacerebbe anche a me tirarmi via qualche gioia personale. Certo, anche perché in C, e adesso lo vediamo, tirare da fuori magari può essere una buona idea quando ci sono portieri un pochino così approssimativi, definiamoli così in diverse squadre. Vediamo la top e flop partendo dalle cose forse migliori, poi ci sono diverse papere. Quinto posto. Faccio vedere un gran gol di Marcandella, quello che segnò il primo gol al Cesena nella scorsa stagione con la maglia della Virtus Verona, l'1-1 in prima giornata. Questo è una grande partenza con la finta a centrocampo, poi un bel cost to cost, un bel destro seppur deviato, insomma il gol del provvisorio vantaggio della Vispesero Pontedera, poi partita terminata 2-2, qui la conclusione imparabile, bravo Marcandella, ricorderete il gol sugli sviluppi di quel fallo laterale contro la Virtus Verona. Gol altrettanto bello in Viterbese Imolese, finita a sorpresa 0-3, una mattanza dell'Imolese, questo è il 2-0 dei rossoblù, lo scambio Benedetti-Rinaldi, Benedetti al volo dentro l'area, bellissimo difesa della Viterbese da rivedere evidentemente, ma gol poi bello perché poi bisogna buttarla dentro. Questo è il gol di Benedetti, aveva iniziato, insomma aperto le marcature Lia, poi il 3-0 di Boccardi su calcio di rigore, Imolese, qui si affrontano le prossime due avversarie, un po' come settimana scorsa abbiamo detto in Lucchese Imolese, in questa partita le prossime due avversarie del Cesena, ovvero Imolese domenica, poi ne parliamo tra pochissimo, anche per quel che riguarda i biglietti, e Viterbese che sarà la trasferta successiva. Andiamo a vedere al quarto posto a proposito di gol meravigliosi. Guarda un po', caro Demetrio, cosa ti faccio vedere. Questo te lo faccio commentare, questo è un gran gol. Ma Davide ce l'ha e sono contento per lui, perché comunque il ragazzo anche l'anno scorso ha sempre messo tutta la voglia, la presenza. E quindi anche se è andato via comunque... Alti e bassi, ma ragazzo indiscutibile, no? Sì, sì, l'anno scorso. Assolutamente. Quindi... E questo magari se lo meritava anche, visto che lo scorso anno è stato riuscì a segnare solo all'ultima contro l'Arezzo. Sì. 3 autogol aveva procurato, se non sbaglio, e invece questo è un gol bellissimo, il 4-1. Sì. Il gol del 2-1 provvisorio, 4-1, poi definitivo del Foggia. Andiamo a vedere il terzo posto. Successo di tutto a Gubbio, Gubbio Fermana 1-0, partiamo da gol bellissimo di uno specialista, Danilo Boulevardi, poi espulso nel finale, il classico gol alla Boulevardi, ormai poi voi direte
meglio dire un tiragira, come si dice quest'estate, insomma, diventato di moda con l'Italia. Allora, questo è un bel tiro alla Boulevardi, perché l'anno scorso a Legnago ne ha segnati parecchi così, e poi ecco, così sobria anche l'esultanza, molto bello assolutamente. Lo andiamo a rivedere ancora una volta, ecco lo scarico qui sul lato corto e poi un gran destro per quello che poi diventerà il gol partita. Diventerà il gol partita soprattutto perché la Fermana nel finale, a 5 minuti dalla fine, ha un'occasione incredibile. Guardate un po' quello che succede dentro l'area del Gubbio, dalle parti di Ghidotti, il portiere appunto del Gubbio, questo cross a tagliare, colpo di testa, la grande parata su Nepi e poi questi due tentativi, prima Panitteri, poi Cognini che si mangia un gol clamoroso. Vi invito, perché l'ho notato poco fa riguardando le immagini dalla stretta, guardate sì il quasi gollonzo, ma guardate questo eroe tifoso della Fermana con la bandiera a destra, se riuscite, la lancia. Come reagisce, guardate un po' come la prende, ecco qui si dovrebbe vedere da almeno 8-9 sbracciate, perché come minimo effettivamente insomma non riuscire a segnare, ecco poi si arrende anche lui, povero, perché insomma non riuscire a segnare in un'occasione come questa, il Gubbio è andata decisamente bene. Rimaniamo, o meglio, sì, nel girone B naturalmente, ci spostiamo un po' dalle parti della Toscana, secondo posto. Montevarchi-Entella, siamo non a Montevarchi ma a Pontedera, il campo dove gioca in questo inizio stagione il Montevarchi. Guardate cosa si mangia Magrassi dell'Entella, Ale, qui dal limite dell'area piccola, liberissimo, calcia nel parcheggio dello stadio, veramente un errore. È clamoroso dopo clamoroso. L'ottimo velo, ecco, questo è il tiro di Magrassi, che è il calcio di rigore, dire. Sbagliato assolutamente, pallone in cielo. Non era una domenica indimenticabile per l'Entella, evidentemente, sia nell'area avversaria ma anche nella propria area di rigore, perché guardate quello che è successo sugli sviluppi di questo calcio di punizione laterale. Esce il portiere Paroni, che poi si scontra con il difensore centrale, suo compagno naturalmente, e Tozzuolo ne approfitta per segnare a porta vuota, naturalmente gol convalidato perché è un autoscontro tra portiere e difensore in questa domenica terribile per i portieri. Guardate un po', qui perde la maniglia, perde il pallone e poi insomma allarga le braccia come a cercare quasi conforto dall'arbitro, come dire fischiami fallo, che di solito li fischiate tutti, ma qui non era possibile evidentemente. Dicevo, la domenica dei portieri in negativo, e allora al primo posto vediamo questa combo di errori. Partiamo da Pistoia, derby toscano, pistoiese avanti con Vano, il cross di Moretti, ma insomma c'è la complicità evidente del portiere Barosi del Grosseto, palla che passa proprio tra i guanti e le gambe del giovanissimo portiere Maremmano. Questo è il primo gol di Vano, l'acquisto più importante certamente del mercato in ritardo della Pistoiese, non era un destro irresistibile, ci ha messo molto del suo il portiere biancorosso. Ancora, vediamo quello che è successo, ancora di peggio se vogliamo, perché torna il calcio professionistico al Del Conero grazie al trasferimento, al trasloco del Matelica, e guardate qui contro l'Olbia, il portiere dell'Olbia Ciocci perde ignobilmente palla sul pressing di Moretti, che è l'unico rimasto dell'attacco mitragliatrice del Matelica dello scorso anno, e qui direi che insomma ha avuto vita facile grazie a questo assist del portiere Ciocci dell'Olbia. Ma il peggiore di tutti probabilmente è stato Sposito, credo sia lo stesso che il Cesena aveva incontrato a Campobasso un paio di anni fa in D, penso. Lancio lungo innocuo dalle retrovie della Vispesaro, e qui ci penso, non ci penso, la prendo, non la prendo, nel dubbio non la prendo, e arriva il gol di Tondo, Tonso, giocatore della Vispesaro, per il gol marchigiano. Andiamo magari a rivedere ancora una volta, perché insomma qui il dubbio era se entrare o uscire dall'area di rigore, dubbio che si è risolto con una frittataccia, assolutamente sì. Abbiamo visto i gol bellissimi bellissimo dell'Imolese, andiamo al touch, Fede, perché naturalmente sì. È notizia, insomma un'oretta fa il Cesena ha pubblicato anche una sorta di un doppio comunicato stampa per quel che riguarda la prevendita della partita contro l'Imolese.
Ecco qui. Ecco, questa è l'altra. Comunque la prevendita per la partita contro l'Imolese che parte mercoledì, il costo perfetto. I biglietti si possono acquistare solo in prevendita, questo ci hanno chiesto insomma di sottolinearlo. Sottolineare, assolutamente sì, quindi solo al coordinamento fino a 2 ore prima, mi sembra, della fino partita. Fino alle ore 15:30 di domenica. Ecco, perfetto, quindi saranno chiusi i botteghini allo stadio. Esattamente. I prezzi sono quelli, sono credo gli stessi della settimana precedente. Ricordiamo che come per il Gubbio sono validi solo italiani, solo i biglietti, poi dalla partita successiva in casa all'Orgel Stadium di Novanuzzi, il derby tanto atteso contro il Modena in turno infrasettimanale, ore 21 se non sbaglio di martedì, l'ultimo martedì di settembre, invece poi verranno presentati dal Cesena, ci saranno i mini abbonamenti con le 5 partite casalinghe. Qui l'aggiornamento in tempo reale con il gol del vantaggio a proposito di Modena, del Modena nel derby contro la Reggiana. Tornando invece al touch, c'è anche il discorso promozionale, diciamo così, perché per chi acquista il biglietto esatto contro l'Imolese avrà poi diritto ad uno sconto sul biglietto intero della partita, ricordiamo, di Coppa Italia contro la Virtus Entella, perché prossima settimana, mercoledì se non sbaglio Demetrio, giusto? Sì. Alle 20:45 c'è il secondo turno, eliminazione diretta di Coppa Italia contro la Virtus Entella, tabellone tennistico fino alle semifinali, che poi saranno andate in ritorno, che è un trofeo importante perché ricordiamo la Coppa Italia dà poi il pass per il vantaggio, i maledetti playoff. È un bel passo in avanti perché è come arrivare terza in classifica. Esatto, quindi assolutamente è un torneo da tenere in considerazione che torna dopo un anno di soffitta, di naftalina. Ecco, assolutamente. Sì. Quindi questo vi dovevamo. Ci fermiamo, ultima pausa lunga, poi andremo ad analizzare appunto la rosa al completo del Cesena, parleremo dell'Imolese naturalmente, cerchiamo di capire anche un po' così degli under, quelli che sono piaciuti di più e quelli che sono piaciuti un po' di meno al momento. Tra poco. Tra poco. Centrale del latte di Cesena, dal 1959 il buono della tua terra. Per la tua famiglia, pretendi il meglio. Scegli i nostri gelati prodotti solo con latte fresco di alta qualità romagnolo e panna fresca. Buoni, soffici e cremosi, proprio come quelli artigianali. Una gamma assortita di gusti per tutte le occasioni, ma sempre con la garanzia di materie prime di eccellenza e ingredienti di prima qualità anche senza glutine. Dalla tua terra alla tua tavola, prodotti di qualità al giusto prezzo da gustare e scoprire ogni giorno. Centrale del latte di Cesena, il buono della tua terra. Qualità, affidabilità, convenienza, velocità. Tutto in una parola. Si dice FAM Batterie Meldola. FAM Batterie, azienda leader del settore, da 40 anni soddisfa tutte le esigenze di energia. Batterie per auto, moto, veicoli speciali e per qualsiasi tipo di applicazione esistente sul mercato le trovi da FAM Batterie, con anche il servizio di installazione. Se vuoi andare sicuro, scegli solo FAM Batterie, perché l'energia al giusto momento fa la differenza. Visita il sito fambatterie.it e scopri dove trovare tutti i punti vendita e lo shop online. Siamo di nuovo qua, di nuovo insieme e di nuovo in diretta. Demetrio Steffè, Giovanni Guiducci, terza ed ultima parte per analizzare quella che è la rosa del Cesena, per darvi altre due informazioni. Sì, da casa necessitano di chiarimenti, esatto. In relazione ai mini abbonamenti, se abbiamo maggiori informazioni... Ecco, no, sappiamo che sono su 5 partite, quindi riguardano le prossime 5 partite, o meglio, le 5 partite interne dopo il derby con l'Imolese, quindi dal derby contro il Modena alla partita, anche quella molto sentita e anche affascinante, se vogliamo, di inizio novembre contro il Pescara. Quindi, insomma, è tra l'altro è uscita la programmazione di settimana scorsa, fino al termine di ottobre, mi pare, insomma, dalla quarta all'undicesima giornata, il Cesena giocherà quasi sempre con l'abbinamento sabato e martedì nei turni infrasettimanali, perché ce ne sono un paio, e praticamente mai la domenica, se non una partita in casa contro l'Ancona Matelica alle 14:30, dopo la Viterbese, perché le prossime due partite del Cesena, in casa domenica con l'Imolese 17:30, domenica successiva a Viterbo, contro la Viterbese, sono entrambe appunto la domenica alle 17:30, poi si comincerà a giocare praticamente sempre o quasi sempre al sabato. E quanto al prezzo del biglietto, bisogna aggiungere il costo della prevendita? Il costo della prevendita sì, dovrebbero essere un paio di euro, 2 euro, quindi di fatto comunque mi pare comprando il biglietto contro, ho sbirciato per assistere alla partita con l'Imolese, poi si entra mi pare con 4 euro più prevendita in curva contro l'Entella, che è una partita, ripetiamo, comunque anche discreta considerando la forza dell'Entella in un campionato. Poi sentiamo Candela, parliamo degli under così al volo, caro Demetrio, visto che abbiamo detto del gol del Modena in vantaggio, stupisce vedere una squadra sola a punteggio pieno, nessuna squadra a zero, un grande livellamento al momento, cioè
ieri la Viterbese che prende 3 gol, il Montevarchi che ne dà 3 lentella. Sì, risultati molto, molto strani. Poi non è più il calcio di agosto, però poco via, quindi ci sta male che all'inizio ci sia qualche sorpresa. Però dai, è appena iniziato, dopo ci saranno, come vedete, tanti turni infrasettimanali e lì si inizieranno, insomma, a vedere e a sentire quelle corazzate un po' più forti e chi prova a star lì dietro. E anche le rotazioni magari di chi se le può permettere, esatto, in un certo modo, e chi magari deve provare più ad arrangiarsi. Dicevamo il protagonista, l'uomo partita, Antonio Candela, gol da 3 punti, primo gol tra i professionisti e comunque un gol tra l'altro anche discreto, lo sentiamo. Partiamo naturalmente dal gol. Allora, l'assist di Zecca è un bel cioccolatino, poi il piede bisogna metterlo e soprattutto la palla bisogna metterla dentro. Sì, diciamo che è una giocata che alleniamo e cerchiamo in allenamento, quella del classico quinto-quinto, e quindi sono contento che è riuscita, sono contento del gol e soprattutto il gol vittoria che ha contribuito alla vittoria della squadra. Ti chiedo cosa significa vincere una partita sporca in rimonta con una squadra che aveva cominciato bene, ripescata, quindi con grande entusiasmo anche. Sì, sapevamo che la Lucchese era una squadra, un'ottima squadra, che aveva molta intensità. Infatti i primi 10 minuti, un quarto d'ora abbiamo sofferto, però siamo stati bravi a ripartire, a fare le nostre giocate, a uscire palla al piede come sappiamo. E poi ci ha stroncato il gol a fine primo tempo, però ci siamo dati una sveglia, pure il mister ci ha dato una sveglia a fine primo tempo, e non abbiamo abbassato la testa, infatti si è visto, siamo ripartiti alla grande, abbiamo fatto 2 gol in 9 minuti. Una vaga assomiglianza a Sacilotto, non so, questo flash che mi è venuto, ma dire che ti vedevo concentrato. Anche astemio, tra l'altro. E dicevo, sui terzini, sui giocatori under, sui difensori under, un 2000, 2,99 centrali, un 2001 a sinistra, Adamoli contro il Gubbio, un 2002 Iabrè contro la Lucchese. Chi ti è piaciuto di più, considerando che poi sono entrati anche Nannelli, abbiamo visto Brambilla, abbiamo visto Tonin dal primo minuto, poi partiamo anche col campetto perché abbiamo messo tutti i giocatori sul campo per vedere le varie soluzioni. Giovanni? Sì, come ho detto prima, escludendo ovviamente Ciofi, perché è un discorso che non vale neanche la pena di fare. A un passo dalle 100 partite, tra l'altro. 100 partite, come è stato detto tante volte, è un giovane vecchio, ecco, perché ormai sì, è under solo per l'anagrafe, ma da tanti anni è qui, ha vestito anche la fascia, eccetera. Sicuramente il giovane che, come dicevo prima, mi ha sorpreso di più positivamente è stato Moulet, che non a caso è un giocatore di proprietà della Juventus, magari non arriverà mai a certi livelli, però il fatto che la tenga ancora nel suo portafoglio la Juventus significa che è un giocatore su cui si possa contare, e nelle partite che ha fatto da titolare è stato molto positivo. L'impatto, come ricorderete, soprattutto è stato col Gubbio, quell'intervento dopo pochissimi minuti in scivolata. Secondo me ha denotato grande personalità e coraggio, perché spesso magari un giocatore così la prima partita dice magari più che rischiare il rigore non ci vado, invece lui ha avuto il coraggio di andarci, soprattutto ha sportato malleolo e pallone. È stato bravo a anche farlo, diciamo, pulito nella misura in cui è stato intervento regolare. Quindi sicuramente è stato lui il migliore, gli altri un po' meno, forse in seconda posizione potrei mettere Candela, gli altri sono ancora un po', ecco, da rivedere, ma con tanti giovani come è stato l'anno scorso, tra tanti non è facile che vadano tutti bene, ecco. Certo. Lo scorso, dicevamo prima, è stato magari Favale. Ecco, l'anno scorso, in sti tempi, noi Favale ci chiedevamo che tipo di giocatore è. Infatti eri in ballottaggio anche per una maglia da titolare, esatto. Poi alla fine ha vinto il ballottaggio, è stato sicuramente uno dei migliori, è andato via solo perché era un prestito. Allo stesso tempo ci siamo detti, Sala arriva dalla primavera del Milan e che tipo di giocatore è ce lo stiamo chiedendo ancora, di fatto, esatto. No? Perché non l'abbiamo poi capito. Oggi al Renate, tra l'altro, mi pare. Dal Milan sono arrivati questi due ragazzi, Brambilla e Tonin, entrambi 2001, uno diventato di proprietà, vedete, che è Brambilla. Tonin ha avuto l'occasione dal primo minuto, chiaro che con giocatori magari un po' più esperti, quei difensori del Gubbio, è stata più difficile la partita, più a livello fisico forse. No? Sì, ecco, magari faceva un po' fatica, diciamo, non dico che sia stato tenero, però magari nei contrasti faceva ancora fatica a reggere, sicuramente è un giovane. E anche la società non ha nascosto che comunque un'altra punta la sta cercando, ecco, quindi. Ecco, su questo domanda, giusto, sì, perché vogliamo sapere, noi abbiamo lasciato una casella volutamente vuota, o meglio, se andiamo ancora in grafica per l'ultima volta,
qui la discriminante è un pochino la posizione di Pierini, che è un giocatore da tre davanti come esterno classico, o noi l'abbiamo inserito come seconda punta, lasciando però scoperta la fascia sinistra, dove di fatto imperversa Zecca. Questo per dire che cosa? Per dire che naturalmente mancherebbe una casella davanti. Al momento, così rispondiamo. E in tanti sì, da casa domandano, ma ci sono trattative per ingaggiare un attaccante svincolato? Cesena vigila, sta monitorando, ma al momento non c'è, non è insomma previsto un'entrata ora, cioè nel senso in questi giorni, perché abbiamo spiegato precedentemente, in questo momento lo zoom, il mirino si è spostato dall'attacco a un reparto, la difesa, che è certamente dal punto di vista numerico quello più in difficoltà, con la coperta più corta, e lo abbiamo visto ieri, che non ce ne voglia il nostro amico Steffeo, insomma, è stato veramente la soluzione tampone di emergenza nel ruolo di terzino sinistro naturalmente. Quindi, come vi abbiamo spiegato, domani dovrebbe arrivare, è atteso Pogliano come rinforzo nel reparto dei centrali per i contrattempi che riguardano Gonnelli e Adamoli, o meglio soprattutto Gonnelli e Maddaloni. Poi si cercherà di capire bene la condizione e lo stato del ginocchio di Adamoli, e poi eventualmente si faranno i conti anche su quello che sarà l'attacco. Ricordiamo che il mercato comunque degli svincolati è sempre aperto e che di soluzioni ce ne sono diverse, ecco, poi da capire eventualmente anche su cosa e come intervenire. Anche se trovare una punta non è magari facilissimo, perché magari sono i giocatori che vanno via prima. Ecco, adesso. Il discorso di Zebi in questo senso è: se devo prendere una quarta punta o una terza punta, tanto per fare numero, non ha senso. No. Si può provare nel caso, lo aveva spiegato, eri tu presente in conferenza, no? Comunque a scandagliare, a prendere con raziocinio, mi viene da dire, Sorrentino lo scorso anno, che arrivò nel finale, poi ha dimostrato di essere un giocatore prezioso, assolutamente. Altre considerazioni? Tema ultra. Vado? Sì, va, con vada, Massimo. Vada. Vi sto guardando, ma ogni tanto giro canale per guardare l'andamento di Modena-Reggiana. Curve piene da ambo le parti, con ultra che cantano. Perché i nostri non vogliono entrare? A Cesena non vigono le stesse regole. Allora, poi aiutami anche tu Giovanni naturalmente. I tifosi del Cesena, gli ultras, i gruppi organizzati della curva lo hanno comunicato, questa è una scelta che hanno fatto loro, come hanno fatto anche tante altre tifoserie, un'altra è quella della Lucchese, che magari è certamente come numeri meno corposa, ieri era tra l'altro fuori, c'erano diversi tifosi della Lucchese fuori dallo stadio. Sentivano i tamburi, si sentiva. Abbiamo sentito alcuni cori, alcuni i tamburi, esatto, assolutamente. Ci sono, per dire, i tifosi del Gubbio invece, pochissimi però c'erano. Ecco, sul discorso... Quelli della SPAL so che hanno annunciato che torneranno anche quelli della SPAL. Che torneranno, i tifosi dello Spezia, insomma ci sono qui una grandissima spaccatura, mentre per quel che riguardava, come dire, un po' un tormentone che si era creato ai tempi, una decina di anni fa, o abbondanti, sulla tessera del tifoso, gli aveva trovato una risposta unanime, compatta, da parte di tutte le tifoserie. Da questo punto di vista c'è stata una evidente spaccatura, perché se andiamo a vedere anche in Serie A e in Serie B ci sono curve belle piene, abbiamo visto Milan-Cagliari, ad esempio, lunedì scorso, gremita proprio, ecco. Quello che ci viene da dire è l'osservazione, riferendoci proprio alle regole, esatto. E questo è il grande punto interrogativo, visto che si parla di posizionamento a scacchiera, mascherine, distanziamento, varie ed eventuali, io allargo le braccia, perché sì, tutte le curve che sono entrate hanno fatto come succedeva fino a 2 anni fa. Sì, infatti io credo, parlo in generale, non quella del Cesena in particolare, che molti in realtà stanno vedendo quelle che potrebbero essere le sanzioni in caso in cui non si rispettano queste regole, ma abbiamo visto che in realtà non c'è nessun controllo, dice, nel bene o nel male, che sia giusto o non sia giusto, però distanziamento, schieramento, scacchiera non esiste. E poi anche il discorso che magari alcuni ultras hanno fatto, o tutti o nessuno, in certi stadi come quello di Cesena, in realtà il problema non si pone, perché c'è grossa disponibilità e quindi in realtà tutti quelli che vorrebbero entrare possono entrare. Dopo nel comunicato è stato posto l'accento soprattutto sulle trasferte invece, no? Perché poi il rischio di andare in alcuni campi, esatto, magari settore ospiti da 400 c'è posto solo per 200 e magari lì diventa più... Sì, più... quella potrebbe essere un'eccezione, però in generale non ci sono dei grossi movimenti anche in trasferte in questa categoria, quindi vediamo quello che possa succedere, però sì, al momento è un po' in divenire. L'unica cosa che rimane è naturalmente l'esibizione del Green Pass, quello sì, quello comunque sì, certo, assolutamente. Poi però una volta che si entra, evidentemente tutti con il Green Pass, immaginiamo, poi le immagini sono incommentabili, cioè nel senso c'è poco da aggiungere. Sì, lì, sì, anche che quando sono in pochi in realtà si raggruppano, come abbiamo visto quelli del Gubbio, non è stato ieri per quelli del Cesena, perché magari erano più tifosi isolati, ma anche mi ricordo quelli dell'Ancona a Pescara, non erano tantissimi, però si sono raccolti tutti nel diciamo tutti i gruppi organizzati che entrano, poi hanno fatto
gli ultras, insomma. Sì, si sono uniti, sono stati insieme, sono abbracciati uno a fianco all'altro. Quindi qui da capire, insomma, quello che andrà, come evolverà la situazione. È chiaro che, insomma, lo stadio contro il Gubbio, 2450 spettatori, 2500 circa, insomma, non è il Manuzzi, come ha spiegato Demetrio. Sì. Cioè, siamo stati abituati a meglio, al netto naturalmente dell'assenza della curva. Al di là di quello che ci decideranno gli ultras della curva mare, magari anche con questi mini abbonamenti da 5 partite, forse un incremento ci potrà essere, anche perché sono due partite molto importanti, come Modena soprattutto, che è forse la partita più sentita quest'anno, e anche come il Pescara, una tradizionale rivale anche ai tempi della Serie A, con una tifoseria importante, forse potrà essere un incentivo forse per qualcuno, al di là di quelle libere scelte. Pescara, che ho visto, entra, cioè alla curva entrano, erano presenti ieri a Carrara, esatto, anche diverse unità, e in casa la prima partita. Quindi a Cesena sicuramente si presenteranno. Ci saranno, e la trasferta a Cesena è sempre stata storicamente una trasferta affrontata. Ascoli e Pescara sempre hanno invaso. Tantissimi. Hanno invaso il settore ospiti, quindi insomma abbiamo risposto. Abbiamo un'altra... Sì, avrei una domanda societaria, vado? Sì, prego. Con Marco, ma gli americani ci sono ancora? La trattativa sarebbe sfumata? Avete novità? Cosa possiamo dire? Beh, allora, le notizie, insomma, che avrete probabilmente letto anche sui giornali alla fine della scorsa settimana, si attendeva questa sorta di 31 agosto come deadline, no, Giovanni, per un'eventuale risposta. Risposta che non è arrivata. Nel senso, riassumendo un po' il discorso, ormai avrete certamente seguito un po' tutta la vicenda, i due studi romani, Tonucci Partners da una parte e un altro rimasto anonimo, che di fatto erano gli intermediari per eventualmente due gruppi di investitori stranieri, probabilmente, anzi quasi certamente americani o comunque nordamericani, quello al quale il Cesena sembrava rivolgersi con maggiore interesse, ovvero Tonucci Partners, non ha poi prodotto l'offerta, quindi al momento è in stand-by la questione, si cercano soluzioni alternative per capire anche come si potrà andare in un'altra direzione, quella del secondo gruppo di investitori che si era appoggiato all'altro studio romano. Nel caso, naturalmente, bisogna provare a pensare a un piano B, no? Che potrebbe essere un aumento di capitale o comunque per, come dire, provare a chiudere, o meglio, a cavalcare la stagione, come è stato fatto fino adesso, comunque sempre nel pieno rispetto delle regole, nel rispetto totale delle scadenze, stipendi, eccetera, eccetera, ai quali fino a qualche anno fa eravamo poco abituati, diciamo. Comunque si cercava e si rischiava sempre di arrivare con il fiatone o fuori tempo massimo. Quindi, insomma, trattativa che si è un attimo fermata, almeno stando a quello che abbiamo certamente letto. Poi, naturalmente, è stato firmato un patto di riservatezza, le informazioni non arrivano, perché non è che si fa conferenza stampa e si spiega quello che è stato fino a questo momento, perché proprio tradizionalmente è così. Poi, il panorama attorno al Cesena qual è? Ci sono società che hanno fatto prestissimo a cambiare di proprietà durante l'estate, una è Limolese, adesso tra pochissimo ne parliamo, e altre evidentemente che stanno, no, Giovanni, vivendo un momento così transitorio. No? Sì, sì, un discorso un po' generale, come dicevi te, di notizie di prima mano non ce ne sono, viviamo, non dico alla giornata, però per il momento si è arenata questa trattativa, vediamo se ci sono sviluppi, come potrebbe anche poi non essere nessun sviluppo, ecco, certo. Andare avanti anche un'altra stagione. Ok, caro Demetrio, ti stai annoiando, quindi ci fermiamo un attimo, un secondo, parliamo di calcio, perché altrimenti poi dici che non ti sei divertito. Super ci fermiamo, qualche istante, poi torniamo a parlare del Limolese. Tra poco. L'Alpe Cimbra di Folgaria, Lavarone e Luserna in Trentino è la montagna vicina da non crederci. Natura, storia, cultura, tradizioni. Relax e la buona cucina trentina sono gli ingredienti che rendono la tua vacanza sull'Alpe Cimbra una vacanza indimenticabile. Metti in valigia la tua voglia di vacanza e a tutto il resto ci pensiamo noi. Buona vacanza sull'Alpe Cimbra. Concessionaria Opel Fratelli Magnani ti aspetta a Cesena con un'ampia gamma di vetture nuove e con le migliori offerte a chilometro zero e usate. Vi accoglierà uno staff di professionisti che vi guiderà nella scelta e personalizzazione della vostra auto, coniugando al meglio le vostre esigenze di sicurezza, comfort e risparmio. L'esperienza trentennale con Opel si arricchisce del servizio di manutenzione, garanzia e rivendita Hyundai. Affidati a noi anche per il noleggio della tua auto. Vieni a provare la tua nuova Opel in via Ravennate 943. Opel Fratelli Magnani. Il futuro appartiene a tutti.
E allora eccoci, volata finale, un paio di considerazioni, di domande per Demetrio, così sì, lo rianimiamo. Allora, sì, vado con Denis. Demetrio, centrocampista e uomo ovunque duttile come pochi e polmoni di ferro. Grande Demetrio. Inoltre una domanda da parte di Stefano, che sarà presente al Manuzzi domenica. Baratteresti tre panchine consecutive con un gol della vittoria al 90esimo sotto la curva mare? Proprio domenica magari. No, immagino di no. Se mi dici Mario col Modena ti dico forse di sì, però penso per chiunque, il bello di allenarti la settimana, arrivare la domenica e giocare, non c'è niente di più bello, quindi per carità, se non sei nella condizione giusta, c'è un compagno che sta meglio, è giusto così, però se stai bene e quando scendi, c'è la prova finale della settimana, no? E quindi quando ti tolgono quello si sta male. Di fatto vivete per quello, no? Voi, certo. Cioè, la sì. vostra settimana è quella. Certo. C'è poco da fare. Settimana questa che si chiude appunto domenica con la terza giornata, il secondo impegno casalingo, ore 17:30, Imolese. Andiamo in grafica al volo, così guardiamo un attimo la partenza della stagione anche dei vicini di casa, insomma, non definiamoli cugini perché dai, la rivalità è ai minimi termini da questo punto di vista, Giovanni. Gaetano Fontana, il nuovo allenatore, ecco, dicevo appunto in estate il cambio di proprietà, quindi se n'è andata la famiglia Spagnoli Poggi e al suo posto è arrivato De Sarlo, che ha rilevato molto velocemente, no, la società, questo imprenditore campano. Prime due giornate agli antipodi, sconfitta in casa contro la Lucchese e vittoria appunto domenica, ieri a Viterbo, dove paradossalmente il migliore in campo è stato Rossi, cioè il portiere dell'Imolese, che abbiamo messo tra i giocatori da tenere più in considerazione, è certamente il giocatore più esperto, è un po' il Nardi dell'Imolese, se vogliamo, sì. Stessi anni, stessa formazione, stessa anche struttura fisica, no? Non sono due giganti, ma sono due portieri bravi coi piedi ed esplosivi. Giovanni, cosa ti aspetti? Ma adesso l'Imolese la conosco poco, mi aspetto magari solo di cancellare un po' la partita, ecco, dell'anno scorso, ecco, posso dire solo questo. Una delle tante partite perse in casa l'anno scorso, vediamo, però quindi ecco, la conosco poco, ma sorpreso sicuramente, magari più nel punteggio, il risultato di ieri dell'Imolese, quindi attendiamo quello che... Riscontri diretti, via, dal campo, come dice prima, un derby solo per modo di dire, perché non c'è nessuna rivalità, nessuna tradizione, quindi una partita come tante altre, in realtà quella con l'Imolese, ecco, la partita è quella dopo... Col Modena ovviamente, ma certo. Ne avremo modo di parlare, ne avrete modo di parlare, certo, sicuramente. Sì, sì, sì. Ecco, quella con l'Imolese effettivamente l'anno scorso un po' di amaro in bocca, anzi molto amaro in bocca. Molto, molto, infatti Mario, anche noi vecchi, che eravamo già qui l'anno scorso, dovremmo anche essere bravi questa settimana a far capire a tutti come è andata l'anno scorso e che queste cose dobbiamo cercare che assolutamente non si ripetano. In più, come era già successo l'anno scorso, qualche vittoria in più in casa... Sarebbe meglio. Anche perché, facciamo sul pezzo che uscirà domani sul Corriere, Giovanni, c'è un dato statistico interessante, no? La spaccatura tra gare casalinghe e gare esterne. Sì, sì, abbiamo fatto un conteggio solo con le gare con Viali in panchina, il Cesena ha vinto il 50% delle partite fuori casa, 11 su 22. Che su è 22 che è un campione considerevole. Considerevole, una media, diciamo, stratosferica, ne ha perse solo 4 in trasferta, mentre in casa ne ha vinti, mi sembra, solo 6, sempre su 22, con Viale esclusa il playoff, che poi nel playoff sappiamo com'è andata a finire, certo. Non ne parliamo neanche, quindi proprio rendimento agli antipodi, difficile forse da spiegare, non so se è una casualità o meno, forse il fattore campo, forse l'atteggiamento è diverso, però assolutamente una tendenza da invertire, perché come diceva Demetrio, se Cesena vuole continuare a puntare più alto deve fare punti, certo, pieni, soprattutto non buttarle via con squadre come è stata l'anno scorso, il Legnago, l'Imolese. Ti aspetti una partita sporca come quella di domenica oppure? Ma onestamente non so ancora dire, certo. Esatto, inizieremo magari da domani pian pianino, poi ho visto che rispetto all'anno scorso hanno cambiato qualcosina. Hanno preso anche giocatori di qualità, perché comunque Turchetta, Mattarese, comunque sono gente di qualità e quindi dico, analizzeremo con calma. E poi ti dico, tutte le squadre che ho visto arrivare qua al Manuzzi arrivano tutte comunque con uno spirito battagliero, perché comunque entri in uno stadio bellissimo, sai che in un certo senso hai quasi tutto da perdere e quindi è più facile, no? Invece lì dobbiamo essere noi bravi, ad essere fortunati a poter giocare con una società che... a uno stadio, una storia del genere, tirar noi quel qualcosina fuori in più.
Certo. Anche perché l'Imbolese l'anno scorso, se avesse perso a Cesena, era una situazione, probabilmente sarebbe retrocessa probabilmente. Mi ricordo, andò il presidente in panchina. Fu una svolta per loro, forse in attesa. E poi la salvezza, i play-out. Esatto, senza quella partita forse non si sarebbero salvati, forse. Assolutamente sì. Siamo in chiusura, Fede, allora. Partita misteriosa. Pronostico partita misteriosa. Chi ha vinto la partita misteriosa, che poi sveliamo naturalmente? Michele da Cesena è stato il più veloce. Complimenti Michele, per te la sciarpa ufficiale a mostro. Michele, perfetto, bravo, perché non era difficilissima. Comunque, Perugia-Cesena 1-1. 10 ottobre, quindi 10-10-2004, il ritorno del Cesena in Serie B, era un posticipo domenicale, mi pare, con gol appunto di Cavalli, il vantaggio del Cesena e poi il pareggio nel finale di Penna Bianca Ravanelli, se non ricordo male, giusto Giovanni? Assolutamente. Sì. Il pronostico invece vinto da? Piero Casadei di Cesena, che sarà ospite degli amici di Rugantino. Bravissimo, quindi anche Piero, 1-2 indovinato con la partita di ieri, esatto, contro la Lucchese. Naturalmente vi ricordiamo che tra pochissimi minuti su Facebook potrete poi provare a indovinare il risultato dei marcatori Cesena, invece quello che sarà il risultato del derby di domenica, ricordiamo, 17:30 contro l'Imolese all'Orgel Stadium di Nuanuzzi. Grazie a Demetrio Steffè. Grazie a voi. E in bocca al lupo naturalmente. Grazie Giovanni Guiducci. Grazie a voi, grazie per l'invito. Fede, noi siamo sempre qua. Luca, come sempre qua. A lunedì vi aspettiamo lunedì tra una settimana per parlare del derby e non solo, della Coppa Italia e con una bella sorpresa. Ciao. Ciao. SAC Petroli porta energia a casa tua e al tuo lavoro da oltre 40 anni. Grazie ad uno staff specializzato ed una struttura all'avanguardia, realizza impianti a GPL domestici, avicoli e industriali, eseguendo controlli periodici su bombole e serbatoi per garantire un'energia sempre sicura nel rispetto dell'ambiente. SAC Petroli offre anche il servizio di manutenzione e vendita di caldaie e condizionatori delle migliori marche e la consulenza sulle offerte più convenienti per la fornitura di energia elettrica e gas metano. SAC Petroli, la concessionaria Enigas GPL più dinamica d'Italia.